Salve a tutti i nostri gentili spettatori, benvenuti, ben ritrovati a questa puntata 20 di Polis Primo Piano sulla politica. Nella puntata di oggi partiremo da quello che è l'evento più importante delle ultime settimane, cioè la morte di Silvio Berlusconi, e cercheremo di analizzare quello che potrà essere il futuro del suo partito. Forza Italia, tra la possibilità di uno scioglimento e la possibilità invece che si trovi qualcuno in grado di sostituire una figura tanto autorevole quanto ingombrante. Dopodiché parleremo dell'attività del governo, attività che non si ferma nonostante i funerali di Stato e il lutto nazionale, perché la scorsa settimana è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge del guardasigilli Nordio, che prelude alla riforma della giustizia, e dopodiché passeremo all'analisi dell'opposizione, un'opposizione che si muove in alcuni casi in maniera caotica, e soprattutto per quanto riguarda il PD, forse più strutturata invece il 5 Stelle. In chiusura di puntata poi daremo gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda le amministrative che si sono svolte in Sardegna e Sicilia. Ricordiamo il primo turno a fine maggio, mentre il ballottaggio la scorsa settimana l'11 e il 12 giugno. Ovviamente in mia compagnia, come sempre, il professor Luca Lanzalaco. Buonasera a Buonasera, tutti. professore. E l'avvocato costituzionalista Umberto Del Noce. Buonasera a tutti. Buonasera, Umberto. Ciao. Partiamo subito con il servizio della puntata. Prego, Giulio. Morto un papa, se ne fa un altro. È un detto che trova applicazione in svariati contesti, ma diverso è il caso di Berlusconi. Non solo per quello che ha rappresentato per la politica italiana, ma soprattutto per quello che ha rappresentato per Forza Italia. Neanche il tempo del funerale di Stato, infatti, che già erano aperte le scommesse sul futuro del partito. Da una parte la possibilità di un successore con il vice premier Tajani in testa, seguito a distanza da Marina Berlusconi, cara amica della Meloni. Dall'altra la possibilità di una dissoluzione, che darebbe il là al fuggi-fuggi verso altre mete, con Salvini e Renzi in pole position con l'acquolina in bocca. Un esecutivo appeso a un filo, quindi, che tuttavia non ha limitato in questi giorni la sua attività. Dopo il DDL Made in Italy e il DDL sul femminicidio, questa volta a tenere banco è il disegno di legge del ministro Nordio, che apre la strada alla riforma della giustizia tanto sbandierata in questi mesi. Approvato il 15 giugno dal Consiglio dei Ministri, il testo è stato prontamente oggetto di critica, tanto dall'opposizione quanto, soprattutto, dall'Associazione Nazionale Magistrati, tramite le parole del suo presidente. Una diatriba, quella tra esecutivo e giudiziario, già sottolineata nella scorsa puntata, e che adesso vede aprirsi un altro fronte di scontro. Nel frattempo, proprio una parte dell'opposizione cerca di ricostruirsi e reinventarsi. Mentre il PD rimane infatti per lo più evanescente, Conte non ha perso occasione di mostrare personalità e seguito, nonostante la debacle dalle amministrative. Intervistato da Vespa, ha espresso forti perplessità sul sostegno in bianco all'Ucraina e sulle trattative di pace condotte solo da Zelensky, cercando così di intercettare parte del montante dissenso, proprio come sta facendo parallelamente Travaglio. Poi, sceso in piazza per una partecipata manifestazione a Roma, ha riesumato persino Beppe Grillo e ha attirato l'interesse di Elly Schlein, che come si muove perde pezzi. Attese e riposizionamenti sembrano quindi accomunare in questo momento molti partiti italiani, tutti in cerca di stabilità in un turbinio di eventi e pressioni destabilizzanti. È per caso in arrivo una tempesta? Eccoci tornati in studio e chiaramente provocatoriamente ci chiediamo se è in arrivo una tempesta, visto che la morte di Berlusconi rischia di incrinare quelli che sono gli equilibri della maggioranza. Allora partiamo proprio da qui, dalla morte di Silvio Berlusconi. Come sappiamo, è morto il 12 giugno, deceduto presso l'ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da giorni a causa della leucemia di cui soffriva. Il 15 giugno si sono svolti i funerali di Stato presso il Duomo di Milano con la proclamazione da parte del governo del lutto nazionale, però come dicevo inizio puntata, quello su cui ci vogliamo soffermare oggi, visto che si è tanto parlato, è cosa ci sarà dopo Berlusconi, cosa c'è dopo Berlusconi
e soprattutto per quanto riguarda Forza Italia. Allora, chiedo a Giulio di mandare subito il primo contenuto, che è un collage di titoli di giornali in cui appunto si annuncia la morte di Silvio Berlusconi e ovviamente la chiusura di un'epoca, la chiusura di un'era segnata questa seconda repubblica, come molti l'hanno definita. E c'è un'eredità da raccogliere, c'è l'eredità di Forza Italia, un partito che è nato con Berlusconi e che, come dicevamo, rischia di morire con lui. E passo subito la parola al professor Lanzalaco e gli chiedo, prima di tutto, se è concorde con la stampa rispetto al fatto che con la morte di Berlusconi si chiude un ciclo, oppure se i cambiamenti, tanto nella società che nella politica, sono ormai indissolubili. E soprattutto poi le chiedo, professore, quale sarà, secondo lei, il futuro di Forza Italia? Sì, procediamo con ordine. Allora, primo, no, non sono del parere che sia finita un'era, che si sia chiusa un'epoca storica. Non sono d'accordo perché Berlusconi ha introdotto almeno due innovazioni, una nella società, nella comunicazione politica, in generale nel mondo dei mass media, un diverso linguaggio mediatico che io non condivido, però di fatto il cambiamento avvenuto ha portato alla commercializzazione della televisione pubblica e questi cambiamenti culturali non sono rapidamente reversibili e forse non sono reversibili del tutto, nel senso che ormai fanno parte di una cultura nazionale. Quindi, dal punto di vista culturale, mediatico, non si chiude niente. Dal punto di vista politico, l'innovazione che ha portato Silvio Berlusconi è stata quella di aver sdoganato, come si dice in gergo, quindi legittimato, utilizzando una terminologia un attimo più tecnica, più scientifica, legittimato la destra e aver costituito il centrodestra. Ecco, anche qui, che poi è diventato destra-centro, che attualmente è al governo, anche qui trovo assai improbabile qualunque operazione di reversibilità, anche perché in democrazia non è che si può decidere ex abrupto di ritornare indietro e ricostituire il cosiddetto arco costituzionale, eccetera. Quindi sono cambiamenti per me strutturali, il che non vuol dire necessariamente positivi, ma sono strutturali. Quindi per me non si è chiuso assolutamente nulla. Berlusconi è morto, il berlusconismo, è vivo e lotta insieme a noi, e con il berlusconismo bisognerà fare i conti, tutti dovranno fare i conti criticamente. Secondo punto, il futuro. Anche qui, come è nostro costume da molte puntate, evitiamo di fare il maghio Telma, quindi fare previsioni che poi immancabilmente vengono smentite. Vediamo possibili scenari. C'è un primo scenario che è quello preferito da Giorgia Meloni ed è bocce ferme, lo status quo. Lei ha già dichiarato alla stampa che Fratelli d'Italia non è disposta ad accettare i profughi di Forza Italia, quindi non intende favorire la dissoluzione di Forza Italia. Quindi c'è questo primo scenario di stabilità che è voluto da Giorgia Meloni, sicuramente, e anche perché internalizzare pezzi di Forza Italia vorrebbe dire portare all'interno del partito una compagine estremamente rissosa. Le divisioni in Forza Italia sono forti e in questo momento Giorgia Meloni ha bisogno
bisogno di tutto meno che di divisioni all'interno di Fratelli d'Italia. Quindi un primo scenario è questo. Il secondo scenario è quello che Renzi riesca a portare a termine l'operazione a cui sta lavorando da qualche tempo. Qua c'è un fatto significativo, chiedo alla regia di, se è possibile, mandare il contenuto, il tweet che ha inviato Renzi, esattamente 8 minuti dopo che una tempestività che parla chiaro, 8 minuti dopo che era venuto a mancare Silvio Berlusconi. Un tweet pieno di elogi nei confronti della figura di Berlusconi, che si conclude con un "ci mancherai press", che è un modo confidenziale, insomma, un po' come a noi, quando gli studenti ci chiamano prof, in situazioni diverse ovviamente, però. Quindi da notare che il tweet di Matteo Renzi è stata la prima reazione nel mondo politico, perché Giorgia Meloni è intervenuta successivamente, Elly Schlein anche, cioè, quindi stiamo parlando di una tempestività che parla molto 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 chiaro. Quindi secondo scenario è quello che Renzi riesca a fagocitare, se non tutta Forza Italia, pezzi significativi. Un terzo scenario è quello di una, e qua ne riparliamo dopo il 30 giugno, è quello che è quello di un governo tecnico, cioè che in seguito a uno sfaldamento di Forza Italia ci sia anche uno sfaldamento della maggioranza di governo. Alcuni segnali sulla la possibilità di un governo tecnico ci sono già stati: l'ampio rilievo mediatico dato all'intervento di Mario Draghi, perché è ovvio che sarebbe lui il candidato premier ed un governo tecnico, dato all'intervento appunto di Mario Draghi all'MIT una decina di giorni fa, un intervento lo stesso giorno di Carlo De Benedetti, uomo che notoriamente non parla a vanvera data la sua posizione, dove auspicava un governo tecnico. E poi ultimo ma non ultimo, la partecipazione di Mario Draghi ai funerali della moglie di Prodi. Sicuramente l'aspetto affettivo c'era, ci mancherebbe altro, però anche a questo è stata data grande rilevanza mediatica. Quindi questa ipotesi di un governo tecnico per far fronte a quella che improvvisamente Carlo De Benedetti ha definito un'emergenza che vede solo lui, perché emergenze non ce ne sono, comunque per far fronte a un'emergenza sul fronte europeo, la possibilità di un governo tecnico non è così remota, va tenuta in considerazione. Grazie mille, professore, di questa ampia panoramica su quello che può essere il futuro di Forza Italia. Ricordiamo, al momento la figura reggente è Matteo Tajani, in qualità anche di vice premier, ma sapremo di più sia ovviamente dopo il 30 giugno, sia nel caso in cui Forza Italia dovesse sopravvivere, sapremo di più quando ci saranno sia le elezioni europee, sia ovviamente poi il congresso, se il partito resisterà così a lungo. E Umberto Dell'Nucio, come accennava il professor Scone, le faccio notare un lapsus freudiano: ha detto che l'attuale reggente è Matteo Tajani. Tra Matteo Renzi e Matteo Salvini, che può anche essere. Esatto, è diventato un Matteo Tajani, questa figura mitologica. Questo ci mancava. La ringrazio. Figuriamoci, è stato però. Umberto Dell'Nucio, e come accennava il professore, tra l'altro avevamo chiuso la puntata scorsa proprio con questo monito, c'è quest'ombra del governo tecnico, di un Draghi bis che si fa sempre più evidente, soprattutto nel caso in cui Forza Italia si dovesse sciogliere, anche se una parte dei parlamentari andasse a finire nella Lega, nel caso in cui Matteo Renzi riuscisse a
prendersi una buona fetta di Forza Italia, ovviamente gli equilibri all'interno della maggioranza cambierebbero drasticamente e una destabilizzazione che può provenire proprio dall'Europa, e il 30 giugno ricordiamo si discuterà il MES alla Camera, potrebbe portare quindi a un governo tecnico. Tu che idea ti sei fatto di questo momento diciamo vorticoso sia per quanto riguarda Forza Italia che per quanto riguarda la maggioranza? Secondo me, pur senza voler fare previsioni, come diceva anche prima il professore, non vedo un grande futuro per Forza Italia, per due ordini di motivi. Uno, per la figura di Berlusconi, no? Che come qualsiasi monarca indiscusso non ha preparato una leadership di riserva, tendenzialmente ha sempre operato per essere insomma il leader indiscusso e senza coltivare un successore, quindi c'è un po' questo vuoto dal punto di vista interno, non vedo una figura così dalla levatura, il carisma in grado di sostituirlo, anche agli occhi di un elettorato che spesso lo ha idolatrato, anche al di là dei meriti o dell'ambito politico, ma anche imprenditoriale, insomma, tutto quello che sappiamo. E in più perché non c'è più quel vuoto politico che è stato l'origine anche della nascita di Forza Italia, nata all'indomani di Tangentopoli, in un momento in cui quasi tutti i partiti tradizionali sono stati spazzati via dalle inchieste giudiziarie, e per cui c'era proprio un vuoto politico di quella destra moderata e liberale, ma non estrema, no? come magari il movimento sociale o come come si chiamava il partito di Fini, però insomma di quella destra più sociale, più tra virgolette estrema. E Berlusconi ha ben letto questo alleanza nazionale, e Berlusconi ha ben letto questo vuoto e l'ha riempito. Però oggi, se vediamo Fratelli d'Italia e la Lega nel momento in cui entrano al governo, tutti i loro tratti più spigolosi si smussano, e per cui contemporaneamente il Renzi occupa un segmento politico analogo, infatti cerca di prendere da quel bacino, e quindi secondo me è facile che, venuto a mancare questo leader, e così non essendoci più un vuoto dal punto di vista di posizioni politiche, che si sfaldi Forza Italia o pian piano o velocemente, e che quindi questo possa generare degli scossoni, però non credo irrimediabili in ambito del governo, visto che comunque su certe posizioni più importanti erano abbastanza compatti. La partita, secondo me, si giocherà il 30 giugno, perché sulla questione del MES, secondo me, si gioca il futuro del governo, ed è evidente, come anche ricordava il professore, che dei moniti ci sono stati anche abbastanza diretti, e come già avvenuto proprio con Berlusconi nel 2011, che in qualche modo è stato vittima di un movimento parapolitico, diciamo, per imporre Monti fondamentalmente e certe misure che il governo Berlusconi non voleva introdurre,
E credo che la storia rischi di ripetersi da questo punto di vista. Le premesse ci sono e secondo me appunto il 30 giugno sarà una data che su questo aspetto chiarirà molte cose. Assolutamente, assolutamente. Ovviamente noi saremo qui pronti a discutere degli scossoni che da questa discussione alla Camera del MES potrebbero derivare. Passiamo adesso al secondo argomento di puntata, scendiamo nello specifico dell'attività di governo che, come abbiamo detto anche nel servizio, per il momento ovviamente continua sulla sua strada, una strada di riforme. E nella scorsa puntata avevamo analizzato il nascente scontro tra il potere esecutivo e quello giudiziario in seno alle mosse del governo nei confronti tanto della Corte Costituzionale che soprattutto della Corte dei Conti per quanto riguarda il PNRR. E però, appunto, come abbiamo detto prima, si è aperto un altro fronte per quanto riguarda questo scontro, in questo caso a causa del disegno di legge che porta il nome del ministro della giustizia Nordio, un disegno di legge che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno e che reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e anche all'ordinamento giudiziario più in generale. Ovviamente questo disegno di legge rientra nel contesto più ampio, come dicevamo, della riforma della giustizia, che è uno dei punti programmatici dell'esecutivo Meloni. E allora chiedo a Giulio di mandare il contenuto numero 3, che è un video che spiega un po' il contenuto di questo testo approvato dal Consiglio dei Ministri. Prego, Giulio. L'obiettivo principale è dare più garanzie a chi è indagato e questa è la premessa al disegno di legge 8 articoli presentato oggi al Consiglio dei Ministri dal guardasigilli Carlo Nordio, un suo pallino da sempre, da quando era PM per una vita a Venezia. Partiamo dall'abrogazione dell'abuso d'ufficio, temuto da sempre dai pubblici amministratori che devono firmare atti assumendosi responsabilità anche penali. Una scelta legata ai dati: nel 2021 4.745 iscrizioni nel registro degli indagati a fronte di solo 18 condanne in primo grado. A Via Renula si sottolinea che comunque restano in vigore molti reati repressivi, ad esempio false omissioni di atti d'ufficio, corruzione, peculato, concussione. Poi la nuova definizione del traffico di influenze, reato difficile da decifrare, spesso anche dagli addetti ai lavori, che lascerà le condotte più gravi, ma eliminando l'ipotesi della millanteria. Inoltre, il minimo della pena è alzato da 1 anno e 6 mesi a 4 anni e 6 mesi. Altro obiettivo cruciale per il ministro: tutelare nelle intercettazioni la riservatezza delle persone estranee alle indagini, per evitare che vengano messe alla gogna sui media. Ancora, l'informazione di garanzia, nata in teoria per tutelare l'indagato, ma che negli anni lo ha esposto sui media con conseguenze personali gravissime, la più drammatica i tanti suicidi in carcere. Ora nell'avviso di garanzia ci dovrà essere solo una descrizione sommaria del fatto sul quale si indaga, con una notifica che tuteli maggiormente la riservatezza dell'indagato. Inoltre, tranne che nei casi di pericolo di fuga o nei quali è impossibile anche per altre ragioni posticipare l'arresto per gravi reati, l'indagato dovrà essere interrogato dal giudice. Non basta, la proposta di Nordio è che non sia più un solo giudice, ma 3 giudici, a disporre la custodia in carcere, non agli arresti domiciliari. Infine l'appello, che non potrà essere proposto dal PM contro le assoluzioni di primo grado, tranne che per i reati più gravi. La nuova norma dovrebbe entrare in vigore tra 2 anni per consentire l'ingresso di nuovi magistrati con un concorso nel 2024. Eccoci tornati. Allora, essendo un disegno di legge, ovviamente poi andrà discusso dalle Camere probabilmente proprio in questi giorni, quindi ci aspettiamo sicuramente emendamenti rispetto a questo primo testo presentato, però è giusto comunque iniziare a commentare quello che è la volontà tanto del governo quanto in particolare ovviamente del ministro Nordio. E professor Lanzalaco, parto da lei prima di scendere nei tecnicismi
grazie ovviamente all'avvocato Del Noce, e le chiedo come valuta lei questa mossa del governo, dell'esecutivo, che già in campagna elettorale spingeva per una riforma della giustizia. Tra l'altro abbiamo visto in televisione anche parlare di una riforma della giustizia in onore di Silvio Berlusconi, e se ritiene, insomma, qualche una parte dei contenuti più interessante dell'altra. Sì, partiamo da questo punto, cioè dedicare la riforma a Berlusconi non è stata una mossa felice, nel senso che ha gettato automaticamente uno stigma su questo provvedimento, quindi si poteva evitare, ecco. Per quanto riguarda i contenuti, ecco, io ascolterò quello che dirà il mio interlocutore, che è sicuramente molto più ferrato in materie giuridiche di quanto lo sia io, e mi limito a dire questo: come ho l'impressione che la proposta di riforma non, come posso dire, introduca all'interno del dibattito qualcosa, dibattito che si sta svolgendo da anni, qualcosa di nuovo, ma individui dei problemi che già esistevano. Le soluzioni che propone a questi problemi possono essere oggetto di discussione, ma i problemi c'erano già. Faccio riferimento a due aspetti che mi hanno colpito. Uno, l'abuso d'ufficio. Ora, noi sappiamo, ne abbiamo già parlato di questo fatto, noi sappiamo che ormai è entrata in vigore automaticamente, cioè un comportamento informale, ma quella che viene chiamata amministrazione difensiva, cioè i pubblici funzionari, soprattutto quelli che hanno cariche elettive, stanno molto attenti a prendere qualunque tipo di provvedimento per il timore di incorrere nei rigori della legge, e questo crea problemi di non solo rallentamento, ma addirittura di blocco dei processi decisionali. Vorrei fare un esempio: quando ci fu nel 2016 il terremoto qua nelle Marche, dove io risiedo, gli amministratori non potevano, quindi stiamo parlando di sindaci, assessori, non potevano firmare delle delibere per la costruzione delle casette prefabbricate per i terremotati che non avevano più l'abitazione, perché questo sarebbe andato incontro a vincoli paesaggistici, e ovviamente stavano ben attenti a non andare contro questi vincoli. È un esempio di come ci sia questa amministrazione difensiva. Secondo punto, quello delle intercettazioni. Io mi sono sempre stupito, in tempi, come si suol dire, non sospetti, del fatto che sui quotidiani finissero stralci di intercettazioni che dovevano essere coperte dal segreto istruttorio. Intercettazioni, frasi di intercettazioni che decontestualizzate, che potevano essere interpretate in vari modi, che comunque gettavano un pesante stigma sui soggetti che erano stati intercettati. E mi domando come, in un paese in cui ormai la tutela della privacy è diventata una specie di dogma, per cui anche chiedere a uno come si chiama, nome e cognome, è diventato un vulnus per la privacy della persona, ecco, come sia possibile che sui giornali finiscano intercettazioni di ogni tipo. Quindi, ripeto, poi sono veramente curioso di sentire il parere dell'avvocato Del Noce, però penso che questo provvedimento abbia colto dei problemi esistenti, non se ne è inventati, i problemi c'erano. Ecco Umberto, allora, visto che sei stato chiamato in causa, vengo da te. Prima di tutto, come dicevamo, si è aperto un nuovo fronte di scontro tra il governo e la magistratura.
con un botta e risposta che c'è stata tra il ministro Nordio e il presidente dell'Associazione Magistrati Santa Lucia, che ha espresso forti critiche sulla cancellazione soprattutto del reato d'abuso d'ufficio e sull'impossibilità per i PM di fare appello avverso le sentenze di assoluzione in primo grado. E poi il professore ha parlato della questione delle intercettazioni. Insomma, ti chiedo una valutazione tecnica su questo disegno di legge e poi anche un'analisi su questa diatriba tra Nordio e i magistrati. Sì, ci sono due aspetti principali. Un aspetto, magari partiamo prima dall'aspetto più tecnico. La questione delle intercettazioni, in effetti, può anche essere condivisibile. Anche prima, in teoria, non si potevano pubblicare intercettazioni coperte da segreto istruttorio, per cui lì bisogna andare a vedere dinamiche interne, diciamo, nei tribunali, nelle cancellerie. Quello che viene adesso proposto fondamentalmente è che neanche alla fine del processo si possono pubblicare le intercettazioni a meno che non siano richiamate testualmente dal giudice nella sentenza. Questo secondo me può anche essere condivisibile, non vedo una grandissima problematicità. Certo che può venire il dubbio che venga fatto più per proteggere non tanto gli indagati quanto le persone, visto che poi tra l'altro la norma interviene pesantemente nei reati contro la pubblica amministrazione, insomma di tutelare poi le persone che magari possono essere state intercettate parlando inconsapevolmente con indagati sottoposti a questo tipo di misura. Però in sé è una misura che può anche essere condivisibile dal punto di vista di tutela della privacy. E per quanto riguarda il reato di abuso d'ufficio, è vero quello che diceva il professore dell'amministrazione difensiva, non cambia tanto con questa abolizione, un po' perché comunque il reato di abuso d'ufficio comunque puniva chi, violando norme di legge o comunque aventi forza di legge, per recare un vantaggio patrimoniale. Quindi, diciamo, in realtà il reato di abuso d'ufficio era già stato riformato nel 2020, in cui la condotta penalmente rilevante era stata descritta abbastanza minuziosamente. Il problema vero non è tanto quello, non è stato quello di garantire i pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, cioè togliergli preoccupazioni di incappare in questo tipo di reati, quanto il risparmio in termini di tempo sulla giustizia. Cioè sappiamo che questa riforma mira a diminuire i costi della giustizia in termini anche di tempo, e semplicemente l'abuso d'ufficio è un reato dalla prova molto difficile, perché l'articolo di legge dice procura intenzionalmente un vantaggio economico, per cui questo dolo intenzionale spesso è difficile da provare e spesso poi porta a delle assoluzioni. Ma l'abolizione dell'abuso d'ufficio non rende penalmente irrilevanti una serie di condotte, per cui in realtà i pubblici ufficiali adesso potrebbero incappare in realtà in reati più gravi. Infatti la norma dell'abuso d'ufficio si apre dicendo: salvo le condotte corrispondano a reati più gravi, risponde per abuso d'ufficio chi commette questo tipo di condotta. Quindi è una norma, diciamo, di chiusura, e le condotte a questo punto dei pubblici ufficiali
o degli incaricati di pubblico servizio, in realtà potrebbero incappare reati più gravi che dalla previsione più ampia. Per esempio, l'abuso d'ufficio puniva soltanto chi dava vantaggi economici, quindi si parlava di vantaggi patrimoniali, mentre per esempio la corruzione non ha il requisito della patrimonialità, per cui le condotte penalmente rilevanti sono più ampie. Infatti, comunque, il governo so che pare voglia intervenire ancora sui reati contro la pubblica amministrazione, probabilmente per evitare questo tipo di problema qua, cioè che abolendo il reato di abuso d'ufficio non si apra poi una serie di possibilità paradossalmente peggiorative in capo ai pubblici ufficiali. Poi vi è la questione, quella sollevata dall'Associazione Nazionale Magistrati, del momento difficile dei rapporti fra esecutivo e giudiziario, e questo mi sembra l'elemento in realtà più grave. Per esempio, appunto, il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati è stato molto chiaro nel riportare una posizione molto così preoccupata, per esempio, anche dall'intenzione di modificare tutta la normativa riguardo l'azione penale e la separazione delle carriere e del pubblico ministero, nel senso che vi è sotterraneamente un tentativo di portare l'azione penale e diciamo la categoria dei pubblici ministeri sotto un controllo dell'esecutivo, e il che desta una grande preoccupazione. Che vi sia un questo tipo di ingerenza, tra l'altro lo si vede dalla recente vicenda del caso Artem, in cui un oligarca russo che era in attesa di estradizione per gli Stati Uniti, quindi Nordio ha fatto pressione perché fosse tenuto in carcere, i magistrati di Milano lo hanno posto ai domiciliari, l'oligarca russo è riuscito a scappare e Nordio ha chiesto delle sanzioni disciplinari contro i magistrati, il che è un precedente molto pericoloso, perché di fatto si chiede delle sanzioni disciplinari entrando però nel merito di una decisione del sistema giudiziario, e quindi se si avalla questo precedente in cui l'esecutivo può chiedere di sanzioni disciplinari entrando nel merito delle decisioni del sistema giudiziario, evidentemente tradisce queste idee, questa comunque volontà dell'esecutivo di indirizzare l'azione dei giudici e del giudiziario. Tutto questo in un momento in cui si gioca al confine con la legittimità costituzionale su vari aspetti, e in cui verosimilmente si andrà in situazioni molto delicate dal punto di vista, per esempio, delle cessioni di sovranità e nelle relazioni internazionali. Anche se verrà firmato questo MES, evidentemente comunque porterà, in caso poi di aperture di procedure, un'ingerenza nella sovranità nazionale. Ed è preoccupante comunque la tendenza dell'esecutivo a voler ingerire pesantemente nell'ambito giudiziario, e anche appunto questa vicenda dell'oligarca russo, che ha un forte sapore politico, tradisce questa volontà, e quindi a poco servono le rassicurazioni di Nordio, visto che diciamo nella pratica pare proprio invece che questo tentativo sotterraneamente sia vivo, ecco. Certo, tu hai parlato appunto di questa ingerenza, penso sia il nodo cruciale del discorso che stiamo portando avanti dalla scorsa puntata, poteri che dovrebbero essere separati, e invece con il governo Meloni stiamo vedendo appunto
una forte volontà accentratrice che si va poi a diramare in tutti gli aspetti, diciamo, costituzionali della nostra Repubblica. In questo caso che tu hai citato l'oligarca russo, penso che sia fondamentale per comprendere dove vogliono arrivare. Poi cessioni di sovranità, parlavamo la scorsa puntata anche della questione OMS, quindi una continua cessione di sovranità, perdiamo pezzi, per volontà sempre dei governi, molto meno dei parlamenti o in questo caso dei giudici. E, dopo aver parlato dell'attività dell'esecutivo, andiamo ad analizzare invece come si stanno muovendo le opposizioni. E, opposizioni che stanno vivendo anche loro un periodo di alti e bassi, perché da un lato abbiamo il PD che alle amministrative si è comunque confermato il primo partito d'opposizione, ma nel concreto, dal punto di vista nazionale, è sempre più lontano dai problemi delle persone e non riesce ad intercettarne i bisogni. E d'altronde Elly Schlein, sappiamo e abbiamo detto più volte, non è proprio l'operaio medio che vota PD, non incarna proprio l'operaio medio che vota il PD. Dall'altra parte invece abbiamo il Movimento 5 Stelle che si sta muovendo molto di più per tornare a rappresentare il dissenso cittadino, anche se invece alle amministrative è totalmente crollato. Rispetto al 5 Stelle voglio farvi ascoltare prima di tutto quelle che sono state le parole di Giuseppe Conte sulla guerra in Ucraina e successivamente quelle di Beppe Grillo pronunciate sul palco della manifestazione a Roma che si è tenuta il 17 giugno. Allora chiedo subito a Giulio il contenuto numero 4. Lei al posto di Zelensky si siederebbe a un tavolo di trattative con quattro aree del paese occupate dopo il 22 febbraio? L'ho detto dall'inizio. Zelensky è lì e si sta difendendo e rimane in tutta mimetica militare, eccetera, e sicuramente sta diventando un eroe per il per il suo paese, un eroe, lo dico, ma grazie alle nostre forniture. Appunto. Quindi se non può più essere le lui che decide in esclusiva, io dico chiaramente, non lascerei a lui, visto che ci stiamo rimettendo noi in forniture, in impegni finanziari, adesso c'è una corsa al riarmo, sembra che ormai noi dobbiamo rinunciare al welfare per sostenere le forniture militari. La corsa è il riarmamento. Allora io dico lo dico chiaro, l'ho già detto, Zelensky non può decidere lui come e quando sedersi al tavolo, quali condizioni o meno. Fermo restando che tutti noi lavoriamo per lui, per difendere la sua sovranità territoriale. Però lei sta dicendo che il presidente di uno Stato sovrano non ha titolo a stabilire se la sua sovranità deve essere o no compromessa. Sto dicendo che siccome in guerra ormai indirettamente, ma temo direttamente, tra un po' ci siamo anche noi, abbiamo titolo anche noi per sederci a un tavolo e non possiamo offrire a Zelensky una cambiale in bianco che ci dica lui come e quando vuole fare la pace, se la vuole fare, a quali condizioni, se deve vincere, se deve arrivare a Mosca, se deve vincere Putin o no. Ma questo lo dico nel rispetto di Zelensky e in appoggio alla popolazione ucraina, perché in tutto questo, questa strategia militare, la stiamo facendo anche sulla pelle della popolazione ucraina, perché le morti e le distruzioni sono principalmente lì. Vi riconosco, vi ho presi che eravate piccolini, pieni di passione, cazzo. Adesso guardatevi un po', ammucchiati lì a guardare. Il leader, volete il leader, volete il leader. Siete i leader di voi stessi, cominciate a fare le brigate. Fate le brigate di cittadinanza, mascheratevi col passamontagna e di nascosto andate a fare i lavoretti, mettete a posto i marciapiedi, le aiole, i tombini, senza dare nell'occhio col passamontagna. Fate il lavoro e scappate! Reagite, cazzo, reagite! Allora, perché vi ho voluto far ascoltare questi due contenuti? Perché alla manifestazione del 17 giugno del Movimento 5 Stelle ha presenziato per un saluto anche Elly Schlein, ma sia le parole dell'ex premier sulla guerra, sia quelle di Grillo rispetto appunto a queste
brigate di cittadinanza sono state sufficienti per far scaldare un po' gli animi della minoranza dem fedele a Bonaccini, diciamo così, e c'è chi, come per esempio l'assessore alla sanità del Lazio D'Amato, ha fatto un passo indietro e ha lasciato l'Assemblea Nazionale del Partito Democratico. Infatti per questo noi nel servizio parlavamo di una Elish Line che, come si muove, perde pezzi. E, professor Lanzalaco, una sua opinione rispetto tanto a questa mossa del 5 Stelle di scendere in piazza per cercare, insomma, di riprendersi la scena dei bisogni dei cittadini, e poi questo avvicinamento con Elish Line che abbiamo visto anche in altre occasioni, ma che poi all'interno del Parlamento non si è concretizzato. Ecco, c'è qualcuno, non mi ricordo chi, non è farina del mio sacco, però qualcuno che ha detto che attualmente in Italia ci sono tre opposizioni: il PD, il Movimento 5 Stelle e poi quelli che appunto sono stati chiamati cespugli, quindi la sinistra e i verdi più i movimenti all'interno della società civile che stanno diventando sempre più vivaci. Allora, il punto è capire se queste tre componenti possono trovare dei punti di incontro o se invece è meglio che ognuno marci per la propria strada. Quindi siamo in una fase di fluidità, in mezzo si colloca il Movimento 5 Stelle che da un lato dialoga a fatica col PD perché su una questione centrale come quella della guerra c'è una divergenza d'opinioni chiara, palese, e dall'altro dialoga anche con appunto quelli che sono stati chiamati in senso non dispregiativo, ma i cespugli. Quindi una attenzione alla società civile, ai movimenti, alla cittadinanza. Non è un caso, faccio notare, che l'ultimo numero di Millennium del Fatto Quotidiano sia stato dedicato esattamente a questi movimenti. Allora qua si tratta di capire che cosa sta succedendo. Ora, senza far previsioni come al solito, ma qualche dato di fatto, abbiamo un PD con una identità evanescente, un Movimento 5 Stelle che sta ricompattando la propria identità. L'intervento di Grillo era chiaramente in questo senso, quindi una fase di ricomposizione della propria identità, e i cespugli, cosiddetti cespugli sulla sinistra, che invece hanno, a mio parere, un'identità già abbastanza definita, perché è un fronte che raccoglie anche un dissenso che si era consolidato durante la fase della pandemia. Quindi sono giochi aperti, stiamo a vedere che succede. Chiaramente la situazione meno gradevole è quella del PD, perché appena Elish Line si muove scontenta qualcuno. Il fatto che lei abbia fatto la manifestazione ha fatto arrabbiare molto Paola De Micheli. Bonaccini ha detto: non andremo a seguito di nessuno, però devono spiegare su cosa vogliono esercitare la leadership, soprattutto devono avere una leadership. E poi appunto c'è stata la plateale fuoriuscita all'Assemblea nazionale dell'ex candidato alla Regione Lazio. Ora quindi il PD deve un attimo decidere anzitutto se vuole andare avanti a esistere, perché stiamo attenti che si dà per scontato quello che scontato non è, e se va avanti a esistere che cosa intende fare da grande. Certo. E, prendendo spunto dalle parole del professore Umberto, voglio soffermarmi con te sulla figura di Giuseppe Conte,
Perché a mio parire sembra che l'ex premier stia cercando in qualche modo di ripulire la fedina penale del 5 Stelle dopo anni di delusioni e ovviamente promesse disattese. È finita l'era Di Maio e adesso il 5 Stelle sta cercando di rifarsi il trucco per ritornare al suo spirito originario. E qual è il suo spirito originario? Quello di intercettare il dissenso e farlo poi fallire da un certo punto di vista, l'abbiamo detto più volte. E questo lo possiamo notare sia rispetto appunto alle parole di Giuseppe Conte sulla guerra, sia in base anche ad esempio, dal mio punto di vista, dalle mosse di Travaglio, che si sta esprimendo in maniera molto critica sulla guerra, tanto da essere stato addirittura ospite di Francesco Toscano su Visione TV, senza dimenticare personaggi come Di Battista, che possono essere sempre una carta vincente per intercettare tutti quei delusi ex 5 Stelle che adesso insomma cercano qualche figura autorevole che non sia necessariamente qualche partitino del dissenso per ritornare ad innamorarsi della politica. Ovviamente è una cosa che non mi auguro, perché appunto il 5 Stelle è stato il cavallo di Troia dell'attivismo politico e può ritornare a esserlo a 10 anni di distanza. Però c'è da notare, dal mio punto di vista, una serie di figure, da Travaglio a Giuseppe Conte, da Di Battista anche a Monio Vadia, che era sul palco con Giuseppe Grillo e adesso fa video dove sprona le persone ad andare a votare per il referendum contro la guerra, tutti personaggi che fanno parte del mainstream, fanno parte della politica di palazzo, da un certo punto di vista, comunque figure che certamente non possono essere definite del dissenso, ma che adesso cercano in qualche modo di catturare l'opinione pubblica dei dissidenti. E tu che idea ti sei fatto rispetto a questo 5 Stelle 2.0 e poi ovviamente anche rispetto al PD? Ma io sono d'accordo con quello che hai detto. Il Movimento 5 Stelle per me è l'equivalente politico di uno zombie, cioè non è vivo ma è anche non morto, però di fatto credo che abbia mai perduto tutta la sua credibilità. Al netto del fatto che comunque io non voglio mettere in discussione la buona fede di quelli che sono stati i militanti, soprattutto della prima ora, di cui io non metto in dubbio la buona fede, ma che ci fosse una certa malafede negli alti vertici mi sembra abbastanza evidente per come le vicende sono avvenute negli ultimi anni, anche pre-pandemia, perché comunque insomma, ai più attenti non era sfuggito, e poi non ne parliamo della gestione Conte durante la pandemia. E mi sembra che in questo momento stiano cercando di ripetere un po' quell'operazione, nel senso che già nell'ultimo decennio, di nuovo pre-pandemia, si stava creando comunque una sorta di coscienza collettiva alternativa alla narrazione dominante, e certe, diciamo, dubbi sulla gestione europea e internazionale del potere, che erano già maturati con la gestione della pandemia, di nuovo sono diventati sempre più evidenti, talmente evidenti che anche molte persone che prima non mettevano in discussione la buona fede del potere, tra virgolette, hanno cominciato a metterlo in dubbio. La pandemia ha aperto un'epoca, indubbiamente, e ha creato un nuovo elettorato, da un certo punto di vista, che non si forma più sugli organi di stampa principali, e che non si fida più del potere. E ci sono sicuramente delle forze politiche che mirano a raccogliere quel dissenso. Secondo me, in parte per succhiarne la vita da zombie e, diciamo,
tornare in vita grazie a questo, ma anche e soprattutto per disinnescarlo, come è stato fatto anche precedentemente. Ed è evidente che ormai c'è una grossa fetta della popolazione, per esempio, che ha posizioni critiche, sulla guerra, per esempio, sulla guerra e sull'invio di armi. E questi partiti vanno a cercare di prendere di lì. E se contiamo i numeri, no, dell'astensionismo, sembra evidente che ci sia una Italia molto silenziosa, ma molto vasta, che di sicuro non si riconosce in questa politica, in questa gestione della politica e delle risorse. Io credo che questa Italia silenziosa non si farà di nuovo ingannare una seconda volta, e che si è fatta, tra virgolette, gli anticorpi appunto in questi anni di pandemia. E non, così non dimenticherà il ruolo di Conte e tutte le così incongruenze e come i valori che hanno guidato la sua gestione, no, dello Stato. Il PD va a ruota, cioè il PD è un partito che appunto non ha anima, fondamentalmente, che spera così di anche loro, secondo me, di rifarsi, insomma, una coscienza, ma le persone che hanno, insomma, che non vanno a votare, che non si riconoscono in questa politica, dubito che si faranno sedurre dal PD. Tra l'altro, io ricordo che, no, il Movimento 5 Stelle, no, urlava mai col PD, mai col, e poi li vediamo lì in piazza insieme, quindi la credibilità di costoro, secondo me, è nulla. E non credo che l'italiano, dopo tutto quello che ha passato in questi ultimi anni, sia disposto di nuovo a porre le proprie speranze e illusioni in questi personaggi. E spero vivamente di non sbagliarmi. Mi associo a te in questa speranza e per quanto Conte possa fare adesso la voce grossa sulla guerra in Ucraina, dicendo anche cose condivisibili da un certo punto di vista, non possiamo dimenticarci che è stato lui il primo a chiuderci legittimamente in casa. Quindi questo è un monito per tutto il dissenso che adesso sembra compattarsi anche con questi personaggi. Non mi riferisco a Conte, ma a tanti altri che ho nominato prima rispetto a questa questione della guerra, ma è chiaro che così come il 5 Stelle ha agito una volta, può farlo di nuovo. E quindi un'attenzione particolare va rivolta alle mosse di questi personaggi. Siamo in chiusura di puntata e volevo però dare un ultimo aggiornamento, come avevo detto anche all'inizio, rispetto alle amministrative, e perché appunto si è concluso il ballottaggio la scorsa settimana per quanto riguarda le amministrative svolte in Sardegna e Sicilia. Ricordiamo che sono stati ben 128 comuni siciliani e 39 sardi che sono andati al voto tra il 28 e il 29 maggio e che poi sono andati al ballottaggio tra l'11 e il 12 giugno. Ovviamente noi ci concentreremo, per quanto riguarda questi dati che stiamo per esporvi, sui quattro capoluoghi di provincia siciliani e gli unici due comuni sardi che superano i 15.000 abitanti. Quindi chiedo a Giulio il contenuto numero 6. Ecco, come possiamo vedere, dei tre capoluoghi di provincia siciliani, Catania, Trapani e Ragusa avevano comunque concluso tutto al primo turno. Catania se l'è aggiudicata il centrodestra, Trapani il centrosinistra, mentre Ragusa, una lista civica che però noi abbiamo posizionato comunque tendente a destra, in quanto il sindaco nella precedente tornata elettorale
era stato candidato con Fratelli d'Italia. E invece per quanto riguarda Siracusa si è andato al ballottaggio l'11 e il 12 giugno e anche lì a prevalere è stata una lista civica. Per quanto riguarda i due comuni sardi sopra i 15.000 abitanti, mentre Iglesias già al primo turno aveva concluso il tutto e il centrosinistra si era aggiudicato il comune, l'altro comune invece ha dovuto aspettare l'11 e il 12 giugno per vedere poi prevalere il centrodestra. Un dato importante riguarda l'affluenza che si conferma comunque sopra il 60% di media, comunque intorno al 60% di media per quanto riguarda il primo turno, un 60% che è uguale alle amministrative di cui avevamo già discusso nello speciale, mentre per quanto riguarda il ballottaggio ovviamente sono numeri abbastanza impietosi sotto al 40%. E chiedo un commento a entrambi, soprattutto rispetto all'affluenza. Professor Lanzalaco? Sì, vuol dire che la maggioranza, che il partito di maggioranza non relativa ma assoluta è di quelli che non vanno a votare. Io spero che prima o poi venga affrontato seriamente sia dalla stampa ma anche dal mondo scientifico questo problema dell'astensionismo, perché una democrazia in cui poco più di un terzo degli aventi diritto va a votare è una democrazia di pessima qualità. Ad oggi io seguo abbastanza, però mi sembra che sia uscito solo un articolo documentato, ma solo un articolo su Repubblica di analisi dell'astensionismo, e quindi mi auguro che ci sia maggiore interesse da parte del mondo scientifico e maggiore attenzione da parte del mondo politico, perché vanno avanti a discutere dei conflitti interni, delle correnti all'interno dei partiti, ma non prendo minimamente in considerazione il fatto che ormai rappresentano se stessi o poco più, ecco. E quel 50-60% di cittadini che non vanno a votare sono cittadini che non sono rappresentati, non hanno una loro rappresentanza, e questo è estremamente grave. Umberto, lascio a te la chiusura. Disillusione o, appunto, come diceva il professor Lanzalaco, mancanza di rappresentanza? Mi associo a quello che ha detto il professore. Secondo me entrambe le cose. Da un certo punto di vista c'è la mancanza di rappresentanza, come abbiamo detto anche prima, perché c'è una grande fetta di popolazione che non si riconosce nei partiti esistenti e nella visione e nelle modalità dei partiti esistenti, e però anche c'è sempre più la consapevolezza di quanto il potere sia lontano dalla politica, e quindi ci sia una disillusione sul potere di incidere tramite il voto sull'esercizio del potere. Gli italiani si accorgono che lo Stato va avanti un po' col pilota automatico e che spesso anche a livello locale insomma il potere discrezionale di decisione è molto limitato, e questo fa perdere quel desiderio di concorrere alla vita politica del proprio paese, innanzitutto con il voto. E questo non è soltanto un fenomeno così di costume, ma, come anche ricordava il professore, è un fenomeno molto grave, perché determina una democrazia monca in cui partiti che non rappresentano la maggioranza del paese di fatto hanno in mano le leve del potere, e anzi le vogliono usare per modificare l'assetto costituzionale del nostro paese, l'equilibrio fra i poteri, ed è inaccettabile che questi disegni, queste volontà politiche vengano portate avanti in un sistema in cui la grande maggioranza del paese non vota e non è rappresentata. Assolutamente concordo appieno con quello che avete detto.
Siamo in chiusura di puntata, vi ringrazio di essere stati con me anche per questo 20° appuntamento di Polis, che praticamente ha coperto tutto l'anno politico e continuerà a farlo. Un saluto al professor Luca Lanzalago. Buona serata a tutti. E un saluto ovviamente a Umberto Del Nuce. Buonasera. Arrivederci a tutti. Arrivederci.